Operazione antidroga dei carabinieri di Lanciano alle prime luci dell'alba, 5 in manette per spaccio di stupefacenti. L'operazione, convenzionalmente denominata Pony Express, ha consentito di individuare un'attività criminosa dedita alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti posta in essere dagli arrestati, i quali avevano creato una capillare continua ed intensa rete di microspaccio itinerante al dettaglio, capace di assicurare la fornitura di diversi tipi di droghe. Gli arrestati sono La Forgia Vincenzo, 50 anni di Lanciano, Corcia Nicola, 43 anni di San Vito Chietino, Lanci Maurizio, 27 anni di Frisa, Di Sotto Federico, 36 anni di Fossa Cesia, Montebello Franco, 45 anni di Castelfrentano. L'operazione Pony Express ci ha permesso di individuare nell'arco di circa 6 mesi di attività investigativa una rete di personaggi che si dedicavano a spacci e microspacci di sostanze stupefacenti, cioè spacciavano quotidianamente numerose dosi di droga, parliamo di eroina, cocaina, ma anche hashish e marijuana. E poi avveniva proprio la consegna a domicilio, almeno per la Sì, maggior parte dei casi. il nome deriva da questo proprio perché dopo i contatti i soggetti si incontravano e molto spesso le consegne avvenivano anche al domicilio, direttamente al domicilio della persona. Oppure anche per strada, come capitava in varie Sì, zone della città. anche per strada e in posti chiaramente sempre più disparati proprio per evitare magari di essere attenzionati frequentemente. Gli assuntori oltre 100 li avete ascoltati? Sì, gli assuntori chiaramente sono stati individuati, abbiamo cristallizzato le attività che avevamo riscontrato sulla strada e poi abbiamo chiaramente riportato il tutto alla Procura della Repubblica. E Continueranno le indagini? Ci sono ancora le dei indagini personaggi? non si fermano mai perché il fenomeno deve essere necessariamente contrastato. E perché sul fenomeno droga si agganciano un'altra serie di reati satelliti che vanno dai furti alle rapine commessi proprio dai tossicodipendenti che hanno necessità quotidiana di procurarsi lo stupefacente. Ma anche da coloro che spacciavano per comprare altre parti di droga? Sì, potrebbe anche essere successo questo, sì. E Ci sono napoletani? diverse persone indagate che provengono dall'area napoletana e altre che provengono dall'area pescarese, ma che comunque sono residenti a Lanciano.